Quarto anno e quarta edizione per il torneo Aido organizzato nella città di Piedimonte Matese. Quattro squadre si sono affrontate questa mattina sul terreno di gioco nel campo sportivo della frazione di Sepicciano, Pasqualino Ferrante. Un binomio, quello dell'Aido e lo sport, che mira a sensibilizzare sulla complessa tematica della donazione degli organi. Con due coppe già portate a casa nelle prime due edizioni e dopo un anno che ha visto trionfare la scuola media Ventriglia, la scuola media Vitale torna orgogliosamente sul podio. Dottore, ci parli del connubio sport e Aido che ha permesso l'organizzazione di questa giornata? Beh, lo connubio sport e Aido nasce molto lontano, nasce dal fatto che ogni paziente trapiantato che ha giovato, ha usufruito, ha beneficiato di un dono, dopo il trapianto ritorna a vivere. In tutti i sensi, ritorna a lavorare, ritorna a giocare con la famiglia, ritorna a fare sport. Noi abbiamo degli esempi incredibili, Federico Finozzi, campione del mondo 5 volte di nuoto ed è un trapiantato di fegato, per esempio. Abbiamo un campione di ciclismo, abbiamo un campione di sci, cioè tutte persone che dopo un trapianto riescono a fare sport un'altra volta. Quindi Aido e sport sono due cose che vanno insieme perché noi parliamo di donazione e trapianto di organi, ma non c'è trapianto se non c'è donazione, quindi non c'è vita se non c'è una persona che nel momento in cui la sua vita l'ha persa aveva lasciato scritto sì, voglio essere un donatore. Quindi questo è il connubio che c'è, così semplice tra Aido e sport. Noi come gruppo comunale di Piedimonte Matese abbiamo iniziato questo discorso nella nostra città 7 anni fa con una settimana dedicata allo sport e trapianto. Pensiamo l'anno prossimo di organizzare un'intera settimana che culminerà con il trofeo Aido Città di Piedimonte Matese. Vogliamo parlare della professoressa Carlo Magno? Beh, quest'anno io l'ho detto nella presentazione del torneo, nel momento di inaugurale. La professoressa Carlo Magno è stata una persona che io ho avuto il piacere e l'onore di conoscere, che purtroppo in seguito ad un trauma cranico è deceduta e il marito ha dato il consenso al prelievo degli organi, cioè ha dato il sì alla vita. Noi dobbiamo sempre pensare che donare gli organi è la cosa più semplice che possiamo mai fare e dichiarare in vita, perché questo può avvenire solo quando noi siamo morti. Dopo no, nel senso che in altri modi non è possibile. Quindi dire di sì è molto facile. Oggi in Italia la situazione è stazionaria, in Campania sembra che ci sia una inversione di tendenza, più donazioni, meno opposizioni e noi speriamo che il gesto di una grande persona come Maria Antonietta Carlo Magno possa stimolare altri a dire di sì alla donazione e in questo momento come anche consigliere nazionale dell'Aido e come presidente regionale dell'Aido Campania, mi viene da dire grazie alle centinaia di famiglie in Italia che hanno detto di sì alla donazione degli organi. A loro va il nostro grazie e la nostra preghiera. Chiudo con una, se mi è consentito, con una frase che hanno scritto i ragazzi della scuola media Giacomo Vitale della terza F alla loro professoressa. Nessuno muore finché vive nel cuore di chi resta. Così è, così è. È una bella iniziativa che abbiamo sposato sin dal primo momento. Sono diversi anni Ragazzi, che vi mettiamo chiediamo a soltanto una disposizione il cosa. campo di I ragazzi calcio delle e siamo scuole, molto molto aspettate perché contenti. prima il Penso che pubblico, queste quello attività libero, devono quindi essere detenuto sollecitate e autonomamente, lascerà sensibilizzate sempre di l'impianto, più. lascerà il L'amministrazione direttore e poi comunale lo andrete sta dei facendo e cittadini, lo tanto fa i limiti quotidianamente, sono sempre fuori con e più il pubblico attività anche sono del fuori. genere. Questo è il quarto trofeo Aido di Piedimonte Matese, organizzato brillantemente da Guglielmo Venditti e che vede l'associazione impegnata con i giovani per lo sport, perché noi sosteniamo che lo sport è vita. È proprio attraverso queste manifestazioni che noi riusciamo anche a diffondere la cultura della donazione degli organi in una provincia, in una regione che ha estremamente bisogno di questa sensibilizzazione. Come diceva giustamente il presidente provinciale dell'Aido,
è la dimostrazione oggi, ancora una volta per il quarto anno, di che cosa significa il connubio sport con la donazione. Noi crediamo in questo evento, ci abbiamo creduto con l'amico e diciamo il deus poi di tutta l'operazione che è il nostro presidente Guglielmo Venditti, crediamo in questo torneo e la nostra speranza, il nostro obiettivo è quello di allargare questo invito non più alla provincia e alla regione, ma addirittura di farlo diventare nazionale. Lo abbiamo prefissato nei nostri obiettivi, penso che abbiamo tutte le carte per poter ottenere questo risultato. E questa è la dimostrazione di che cosa vuol dire lo sport. Io sono dell'avviso che la strada è quella giusta e la donazione è sicuramente questo. È un connubio questo che stiamo vivendo oggi a Piedimonte, ma è un motivo in tutta Italia. Tra i trapiantati ci sono degli ottimi sportivi, non solo a livello di trapiantati, ma a livello anche di altri sport. Questo a significare che il trapianto ridona la vita normale e quindi si può fare anche sport. Lo sport poi è quello che fa bene sempre, ci fa crescere culturalmente e soprattutto per i giovani è un momento di crescita. E noi siamo per questi tipi di messaggi.